Qui su Ingegneria Italia abbiamo parlato spesso di metalli rari e di come bassa disponibilità e alta importanza tecnologica siano un mix molto pericoloso per tante applicazioni. Abbiamo poi parlato delle batterie e di come, soprattutto nel settore automotive, la disponibilità di litio e cobalto sia un fattore critico per l'espansione dei veicoli elettrici in futuro. Oggi vedremo che, soprattutto in questo settore, c'è anche un altro problema legato alla disponibilità dei materiali rari utilizzati nei motori e vi spiegheremo come Tesla sta cercando di risolvere il problema in un modo molto semplice, ma apparentemente altrettanto efficace. E in realtà, ragazzi, si tratta di un video che avevamo già pubblicato sul canale, ma che aveva qualche imprecisione, motivo per cui abbiamo deciso di rivedere lo script e mettere i puntini sulle i dove necessario. Tenete presente che per noi la divulgazione è una passione, può capitare a volte di capire male qualche tema o un determinato concetto. L'importante, a parer nostro, è però cercare di continuare a migliorare per dare il meglio. Detto questo, quali sono questi materiali così rari presenti all'interno dei motori elettrici e che potrebbero rappresentare un problema, ma soprattutto perché sono così necessari attualmente? Per rispondere a queste domande bisogna vedere brevemente quali siano le tecnologie attualmente utilizzate da Tesla e più in generale dai costruttori di motori elettrici. Tenete presente che esistono diverse tipologie di motori elettrici, ma oggi ci concentreremo su due specifiche utilizzate prevalentemente nel comparto automotive. Sto parlando dei motori asincroni, detti anche ad induzione, e dei motori sincroni. Si tratta in entrambi i casi di motori alimentati a corrente alternata. Nel corso del tempo Tesla ha utilizzato più varianti sui suoi modelli di automobili, ad esempio aveva iniziato ad usare i motori AC asincroni ad induzione sulla Model S e poi dalla Model 3, ma in realtà anche dalla Model Y, erano stati introdotti dei motori sincroni con magneti permanenti. E infine nel corso della storia non sono mancate nemmeno delle soluzioni ibride, soprattutto nei modelli dell'azienda californiana Dual Motor. Entrambe queste tipologie di motori hanno dei vantaggi e degli svantaggi, ma generalmente i motori sincroni vengono considerati migliori per l'applicazione nel campo automotive in quanto fino a una certa dimensione e potenza sono più efficienti e sono anche più piccoli e leggeri rispetto agli asincroni. Fattori e caratteristiche molto importanti soprattutto nelle applicazioni mobili. D'altra parte però i motori asincroni permettono prestazioni di picco eccezionali e talvolta un'efficienza più elevata nei motori di grandi dimensioni. Tesla per oggi pare stia considerando di passare completamente ai motori asincroni, anche per le applicazioni di media gamma, e in questo video scopriremo il motivo di questa scelta. Prima però vediamo in modo molto semplice come funzionano tutte queste tipologie di motori. I motori sincroni, generalmente utilizzati nell'automotive, sono motori a magneti permanenti. Il funzionamento, in termini proprio semplici, si basa sull'interazione tra il campo magnetico generato dagli avvolgimenti di rame, in cui scorre la corrente, e da quello prodotto dai magneti permanenti, ovvero dei magneti costituiti da materiali che sono permanentemente magnetizzati, senza il passaggio di una corrente elettrica. Un po' come quelli che tutti noi abbiamo sul frigorifero. Il motore elettrico è fatto da una parte mobile e il rotore, dove ci sono questi magneti, e una parte fissa, lo statore, con gli avvolgimenti. In molti motori gli avvolgimenti di rame non si incrociano tra loro, i fili infatti formano dei singoli solenoidi. I motori di Tesla utilizzano invece un'altra configurazione, dove i vari avvolgimenti si intersecano tra di loro, un po' come potete vedere in questa immagine. Il moto è dato dall'allineamento tra i campi magnetici di statore e rotore, quindi una volta che essi si sono allineati, è necessario cambiare la direzione del campo magnetico dello statore per poter ottenere un nuovo riallineamento e quindi la continua rotazione del motore. E per fare tutto ciò, piccolo dettaglio, ovviamente è necessario un inverter. I motori asincroni, invece, pur essendo dal punto di vista costruttivo molto simili, non hanno all'interno nessun magnete permanente. In questo caso avviene l'interazione tra il campo magnetico prodotto dalle spire esterne, posizionate sullo statore, e il campo magnetico indotto all'interno del rotore. Per questo motivo vengono spesso chiamati motori ad induzione. I motori sincroni hanno il vantaggio di avere un rotore che si scalda meno e un'efficienza, cioè il rapporto tra la potenza elettrica assorbita e quella meccanica erogata, che è molto più alto. Ciò significa nella pratica meno perdite energetiche e se pensiamo ad esempio a un'automobile dove l'energia contenuta nelle batterie è spesso un fattore limitante, maggiore autonomia. Proprio per questi motivi, come abbiamo detto, si tratta del tipo di motore più utilizzato. Quindi, perché sostituirlo? Il problema è nei materiali, perché per poter avere alte prestazioni è necessario che il flusso magnetico, quindi in pratica la forza del magnete, sia molto elevata. Ovviamente anche la dimensione e il peso dei magneti devono essere i più bassi possibili in applicazioni mobili di questo genere. E per ottenere tutte queste caratteristiche è necessario utilizzare i magneti al neodimio. Vediamo un po' più nel dettaglio come fanno a essere così forti e quali problemi oggi hanno.
Il neodimio puro di per sé non è magnetico, il discorso però cambia quando viene inserito in un cristallo con ferro e boro. Questo cristallo ha infatti un'elevatissima anisotropia magnetocristallina uniassiale. In pratica significa che si magnetizza molto in un'unica direzione ed è molto difficile da magnetizzare nelle altre direzioni. E dato che la lega metallica è fatta di moltissimi piccoli cristalli, ognuna con il proprio campo magnetico, durante la produzione del magnete devono essere allineati per poter massimizzare il campo magnetico totale. E il risultato è il magnete permanente più forte che l'uomo abbia a disposizione. E oltre alle auto elettriche viene poi anche utilizzato in moltissime altre applicazioni. Il problema principale di questi magneti è sicuramente il loro costo, che è piuttosto elevato, ma cerchiamo di capire qual è il motivo per cui costano così tanto. Il neodimio di per sé, nonostante venga inserito nelle terre rare, non è per nulla raro, infatti la sua abbondanza è paragonabile a quella del rame, che pur essendo anch'esso molto costoso è abbastanza comune. Inoltre, a voler guardare la posizione geografica dei giacimenti di minerali contenenti neodimio, ci accorgeremmo che sono distribuiti in maniera abbastanza uniforme sul pianeta. Sono infatti presenti in Cina, in America, in Brasile, in India e in molti altri paesi. E il motivo per cui è associato alle terre rare è che l'elemento più abbondante è presente in questi giacimenti, in concentrazioni attorno al 10-18%, assieme a un mix di molti altri elementi, tra cui appunto tutte le terre rare. Ed è per questo motivo che nel neodimio utilizzato per costruire dei magneti c'è una quantità di circa il 20-30% di praseodimio, un'altra terra rara, ma poiché chimicamente sono estremamente simili non conviene separarle, dato che la differenza poi nella quantità del magnete è molto piccola. Arrivando quindi al punto, dato che è abbastanza abbondante, perché è un elemento così strategico? La preoccupazione di Tesla e altri utilizzatori di magneti permanenti è data dal fatto che probabilmente la Cina attualmente detiene il 63% della produzione di terre rare, l'85% della loro raffinazione e il 92% della produzione di magneti permanenti. Almeno questo stando ad alcuni degli ultimi studi che sono stati fatti. E il motivo di questi dati, di questi numeri, è dovuto ai processi di estrazione e raffinazione delle terre rare, che pongono diverse problematiche. Se ci pensate, infatti, all'interno di questi giacimenti sono spesso presenti elevate quantità di elementi radioattivi, che quindi vanno nelle polveri ed espongono in modo estremamente pericoloso i lavoratori. Inoltre, per poter raffinare i minerali, sono necessari processi che fanno utilizzo di ingenti quantità di acido solforico e altri prodotti chimici. E tutto questo genera dei fanghi di lavorazione pesantemente inquinanti. E tutta questa panoramica, che speriamo di avervi reso in maniera abbastanza completa, rende poco attrattiva ma molto dispendiosa la produzione di ossido di neodimio e anche degli altri elementi delle terre rare nel mondo occidentale, dove gli standard di sicurezza sono molto più elevati. Ciò ha portato il governo cinese a sviluppare una filiera dall'estrazione al prodotto finito che è praticamente senza concorrenza. E poiché si tratta, come abbiamo visto, di un elemento strategico la cui domanda continua ad aumentare, il mercato ha reagito alzando il prezzo. E di molto, perché nel 2020 dovete pensare che il neodimio costava circa $50 al chilo, nel 2021 100 e nel 2022 abbiamo toccato dei picchi di 160. Cambiando anche adesso un attimo tematica, oltre al costo dell'ossido, la produzione dei magneti non è per nulla semplice e nemmeno economica, ma invece è molto interessante dal punto di vista ingegneristico, quindi ve la raccontiamo. Il primo step consiste nella fusione del neodimio insieme a ferro e boro, ovviamente nelle giuste quantità. Successivamente avviene la colata, che è molto particolare, infatti una striscia di metallo fuso viene fatta solidificare violentemente con una velocità di raffreddamento molto elevata, producendo così una struttura solida con cristalli estremamente fini. A questo punto la striscia viene trattata con dell'idrogeno. Questo gas, infatti, ha la proprietà di far infragilire molto i metalli, ad esempio negli acciai viene considerata un'impurezza pericolosa da eliminare. In questo caso, invece, il metallo può essere praticamente disintegrato utilizzando il jet milling, un sistema nel quale i pezzi di metallo sono sospesi in un gas inerte e urtano tra di loro ad alta velocità rompendosi. Più la dimensione dei frammenti si avvicina a quella del singolo cristallo, più il magnete sarà efficiente. A questo punto la polvere viene pressata all'interno di un campo magnetico molto forte e in questo modo i cristalli possono allinearsi tutti nella stessa direzione, ottenendo appunto il magnete finale. Ora ragazzi avete capito il motivo del costo così elevato di questi magneti e perché Tesla probabilmente vuole sostituire i motori sincroni con motori asincroni, nonostante abbiano in molti casi delle caratteristiche inferiori. Fateci sapere voi nei commenti cosa ne pensate di tutta questa vicenda, speriamo di essere stati abbastanza precisi e nel caso ci fosse qualche integrazione o qualche altro puntino sulle i da mettere, sentitevi liberi ragazzi di farlo nei commenti perché li leggiamo tutti. Non dimenticatevi di iscrivervi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!